Fernando è tornato, atteso dal più grande al neonato. È un periodo di gioia e serenità, di amicizia e di bontà. Si decora la casa e ci si veste per l'occasione, e di leccornie si riempie il pancione. Avete capito tutti di cosa parlo, sì? Ovviamente, perché finalmente Halloween! Io sono l'ombra, lo spirito di Halloween. Boom! Paura, eh? No? Mannaggia, sono fuori allenamento. Sono venuto qui tra voi mortali per dimostrarvi che Halloween è una festa con un'importante e affascinante tradizione alle spalle. Lo sapevate che Halloween è il capodanno celtico? Ignoranti! Scommetto che avete ripetuto pure l'asino. I Celti celebravano questa ricorrenza per ringraziare gli dèi del raccolto ottenuto durante l'anno e per ringraziarseli per le stagioni successive. Durante la festa si indossavano maschere grottesche, tipo quella signora toccata laggiù, e si creavano lanterne con le zucche. Lo so, non ha senso, ma è sempre meglio di come festeggiate voi Halloween, che vi ingozzate così tanto di lenticchie e cotechino che vi è cresciuto il doppio mento sul doppio mento. Quando dite anno nuovo, vita nuova, la vita è intesa riguardo alla cinta dei pantaloni, giusto? Dolcetto o scherzetto, secondo voi, non ha alcun senso? Sbagliato! Ignoranti come i sassi. Donare dolci ai bimbi vestiti da mostro rappresentava gli antichi Celti, che come voleva la loro tradizione lasciavano dei doni ai defunti e agli spiriti maligni che durante la ricorrenza camminavano tra i vivi. Perciò ad Halloween non smettete di donare dolci, signori. Solo fatelo più moderatamente, se no fate più felice il vostro dentista. Dottore, è arrivato il piccolo Giovanni! Ottimo, con lui ci pago la prossima rata della banca. Ma chi mi fa in più imbestialire sono soprattutto i religiosi, che sostengono che Halloween sia una festa creata dai nemici del Signore per evocare il demonio dal sottosuolo, così possono distruggere la terra. In realtà, i cristiani hanno iniziato a festeggiare tutti i santi e il giorno dei morti dopo Halloween. Ha senso quanto entrare in un concessionario e inventarsi di aver inventato la ruota. Questa gente se ne esce fuori con discorsi del tipo Halloween è una festa oscura e malvagia che porta i giovani alla tentazione con questa stupida moda dei dolci. Può darsi, ma solo Halloween, Natale, Epifania, Pasqua, non c'è una festa, una, dove non ci sia il rischio di diabete. Non importa cosa festeggiate, gente, le carie non mancano. Oppure dicono, Halloween è una festa stupida che si regge sulle spese delle persone ingenue. È meglio Natale, la più sacra tra le feste, dove non è importante il valore del regalo, ma come spendi i tuoi soldi. Hanno assolutamente ragione. Molti addobbi di Halloween sono francamente inutili. Ma questo discorso me lo fa gente che ogni anno regala al padre una cravatta dalle dita inguardabili a 5 euro e poi ne spende 1000 per le decorazioni. Ci sono folli che acquistano talmente tante luminarie che casa loro l'ha vista pure la Cristoforetti dallo spazio. Oppure dicono, ma Halloween dura un giorno soltanto, non può valere come festività,
Natale lo iniziamo a festeggiare già dal giorno prima. Quindi non dovremmo festeggiare neanche San Valentino o la festa della donna. Basta fiori. Mi spiace, signore, la Chiesa ha parlato. Anzi, estirpiamo il problema alla radice. Bruciamo le mimose e asfaltiamo le rose. Come? Ah, Saturnia è la città dedicata a San Valentino? Pazienza, radiamolo al suolo. Chi se ne frega? Lo dico subito, le donne sono tutte meravigliose e vanno festeggiate ogni giorno. Detto questo, sono salvo. Però c'è anche gente che dice: ma Halloween non ha alcun senso festeggiarlo. La gente non sa di che cosa parla. Ah, perché tu invece sai di che parla San Patrizio? Che cosa si festeggia? Gli immigrati irlandesi che hanno trovato una nuova casa in America. Il primo vescovo cristiano d'Irlanda. La birra! Mettiamo in chiaro le cose. Halloween non è una festa stupida né pericolosa. Al contrario, è divertente. Ci si maschera, si sta in compagnia. Tutte le critiche vengono da persone ignoranti, che si scagliano su Halloween senza neanche essersi informati e senza sapere di che parla. Halloween è la miglior festa del mondo? Assolutamente no, ci sono festività più importanti e più divertenti. Ma solo perché non sta allo stesso livello di altre feste, non significa che non meriti di essere festeggiata. E di conseguenza voi avete il diritto di celebrarla come meglio credete, sempre se avete il coraggio di accettarla per quello che è. Perciò, se doveste imbattervi in uomini di chiesa, convinti che festeggiare Halloween sia sbagliato, voi avvicinatevi dolcemente ad essi e con voce delicata sussurrategli all'orecchio: ma fatevi i cazzi vostri! Siete la religione più importante al mondo, accontentatevi un po'. Detto questo, buonanotte e un felice Natale a tutti.